signora Presidente, e in particolar modo ci indica un metodo, cioè che la determinatezza va stabilita in relazione a tutta la descrizione della fattispecie di reato. E con riferimento a questo noi siamo assolutamente tranquilli, fatti materiali rilevanti con riferimento al dolo specifico e al fatto concretamente idoneo a indurre in errore. Concludo, Presidente e colleghi, concluda, questo provvedimento ha molte parti molto importanti, che, per esempio quelle che danno più poteri e concretizzano le funzioni dell'ANAC. Noi abbiamo fatto tesoro dalla storia delle inchieste del nostro Paese che hanno gettato una bruttissima luce, che hanno danneggiato la nostra economia, e stiamo facendo un'azione sistematica, unitaria e coerente di un complessivo programma per combattere questo fenomeno. Grazie, onorevole Rossomando. È scritto a parlare il deputato Sanni Candro. Prego, ne ha facoltà. Signora Presidente, egregi colleghi, noi voteremo contro la pregiudiziale di incostituzionalità per un motivo molto semplice, che non ravvisiamo gli estremi, appunto, di violazione di qualche norma della Carta Costituzionale. Ciononostante, qualche riflessione critica va pure fatta. Ora, questa è una proposta di legge che consta di 12 articoli, che disciplina vari istituti, non soltanto quelli citati dalla collega Santelli, ma la sospensione condizionale della pena, l'allargamento della concussione all'incaricato di pubblico servizio, la funzione della riparazione pecuniaria, il patteggiamento, gli ulteriori poteri attribuiti all'Autorità Nazionale Anticorruzione, per cui, oltre che a reintrodurre il falso in bilancio. Ora è evidente che non sono norme che possono essere sospettate di incostituzionalità. Se ne può criticare il contenuto, ma non si può arrivare ad una censura di incostituzionalità. Ciononostante, però, colgo l'occasione per dire subito che qualche perplessità io ce l'ho, perché quando si affida all'aumento delle pene, ma non è qui il momento di discutere del merito, la lotta alla corruzione, con un aumento del 50% del minimo edittale, e allora qualche perplessità anche sotto il profilo costituzionale sorge. Perché non dimentichiamo che non più tardi di 2 anni fa la Corte Costituzionale, con 2 sentenze ben precise, nel 2012, ha proprio stabilito che ci vuole una certa ragionevolezza. Non si possono aumentare le pene soltanto perché nasce uno scandalo, oppure non si può inventare reati soltanto perché un reato già previsto lo vogliamo meglio propagandare con un'altra dicitura. Ora, con quelle sentenze si stabilisce appunto che La pena deve essere meditata, deve essere ragionevole, e vi porto degli esempi, e non deve essere d'altra parte inutile, addirittura, come in questo caso si fa. È stato ricordato dal collega Colletti che la pena massima edittale per il peculato passa da 10 anni a 10 anni e 6 mesi. Non c'è concusso che si preoccuperà di questo aumento di pena, ma è una norma praticamente inutile. Ma ripeto, quello che più mi ha colpito e aumentare le pene normalmente del 50%, dove è scritto 2 anni si passa a 4 anni, e così praticamente per quasi tutti i reati. Ora, non sarà incostituzionale, ma certo è che lambisce quelle sentenze della Corte che non dicono che bisogna procedere con tanta superficialità se non c'è un fondato motivo. D'altra parte c'è anche la giurisprudenza dell'Europa, che è molto severa e rigorosa in tal senso. Io non vorrei che fossimo sanzionati un'altra volta per reati di questo tipo. E voglio fare anche un altro esempio di irragionevolezza. Non lo dico io, ma l'hanno detto le autorità, i giuristi auditi. Noi puniamo l'associazione di stampo mafioso con una pena superiore all'omicidio, non il delitto commesso dal mafioso, ma il semplice fatto di associarci, ripeto, di associarsi ad un'associazione di tipo mafioso, quando questo è di tipo armato e via discorrendo. È prevista una pena superiore a quella dell'omicidio, e questi giuristi hanno ritenuto, auditi, che non è razionale. Si è capito? Grazie, onorevole Sanni Candro. È scritto a parlare il deputato Molteni.
che però non c'è, quindi si intende vi abbia rinunciato. È scritto a parlare il deputato Maurizio Bernardo. Prego, ne ha facoltà. Grazie signora Presidente, signor Ministro, Vice Ministro. Intervengo per esprimere voto contrario alla pregiudiziale e poi per sottolineare alcuni aspetti, perché in materia di giustizia questo governo, questa maggioranza ha intrapreso un percorso direi chiaro, non inseguendo le mode, non andando ad effetti e a sensazioni scandalistiche che possiamo mettere in risalto a volte attraverso la lettura dei giornali, ma credo che per quello che riguardano i delitti contro la pubblica amministrazione, quello che significa poi generare e che ci porta all'associazione di stampo mafioso, quei segnali che